avanti. Il 2 giugno del 1981, in un incidente stradale, moriva Rino Gaetano. Aveva solo 31 anni, aveva già composto tantissime canzoni di successo. Era andato a Sanremo con Gianna Gianna, che rimane una delle mie canzoni sanremesi preferite, meravigliose. E ho chiesto a Aurora D'Amico proprio di farla in inglese. E visto che c'è una mostra molto bella qui a Roma, proprio per ricordare Rino Gaetano, abbiamo invitato suo nipote. Abbiamo invitato suo nipote perché ci fa piacere ricordarlo proprio con voi, che siete tre cantanti, tre artisti, e quindi diamo il benvenuto a lui, ad Alessandro Gaetano. Ciao. Ciao Alessandro! Buongiorno, ben trovata di nuovo. Ciao Alessandro, ciao a tutti. Slittate un pochino, ragazzi, così si accomoda. Allora, Eberta filava, mettiti anche più di qua, Eberta filava e filava con Mario e filava con Gino e nasceva il bambino che, attenzione, non era di né Mario, di Mario né di Gino, cioè un manifesto femminista. Altro che solo le canzonette, no? Già. No, Alessandro. Raccontava veramente tanto, uno spaccato di quella realtà che, insomma, adesso anche si ripropone e rivediamo tuttora. Cioè, veramente erano messaggi fortissimi le canzoni, sì, di tuo zio, che poi lui è il fratello di tua mamma. Sì, sì, sì. Era un personaggio abbastanza particolare. Noi stiamo girando con questa mostra, spero che ci sia modo di farla conoscere a tutti, perché è una mostra... Intanto io ti ho mandato le telecamere, scusa, una mostra che dal 15 al 28 febbraio, e quindi possiamo proprio vedere, perché c'è una telecamera della Volta Buona, abbiamo ripreso quello che... è successo proprio da voi, vediamolo. Questo è il suo passaporto. Sì, vedi? Ci sono le fotografie di tuo zio. Un servizio di, diciamo così, fatto in amicizia con alcuni esemplari di cani molto belli. Queste sono apparizioni live. Tutta la collezione dei dischi, ovviamente originali dell'epoca, come potete vedere. Gigantografie, ovviamente, quelle sono molto bellissime. Quanto tempo l'avete preparata, la mostra? Ci abbiamo lavorato qualche mese, anzi colgo l'occasione per salutare tutto lo staff di Alessandro e Nicosia, Federica e anche Mariangela, Miranda, insomma sono stati veramente come una famiglia e c'è stato tanto, tanto piacere nel lavorare. Quali sono i ricordi legati a tuo zio? Perché tu avevi 10 anni quando lui poi ebbe quel famoso incidente che purtroppo gli tolse la vita. Sto guardando le immagini, ma non riesco a distaccarmi dalle immagini. Quindi... Guarda a me, però... raccontami tuo zio. Però i ricordi che ho di Rino è che ci portava a fare lunghe passeggiate, perché io ho visto poco mio padre e quindi lui ha fatto anche questa figura nella mia famiglia, oltre ad essere molto complice con mia madre. E abbiamo cercato comunque di instaurare un rapporto da nipote a zio che era... quello giocoso, scherzoso, tra noi si facevano anche, insomma, degli scherzetti, perché mi ricordo una volta aprì questa porta della sua villa nel bagno e praticamente stava sviluppando le foto e si arrabbiò un attimo. Mentre ce le faceva vedere io aprì la porta e così rimase un attimino scosso e mi corse appresso. Ci credo. Tanto vediamo i successi di tuo zio con questo filmato. Abbiamo messo un po' delle canzoni più significative. Vediamo. Maria, chi mi manca sei tu. E quando tramonta il sole, una canzone d'amor, da Maria Salvador, o Maria canterò. E tu, dal 1999, porti in giro la musica di tuo zio con la Rino Gaetano Band. Qual è una delle canzoni preferite di quando andate in giro?
Ma da eseguire sul palco è un brano meno noto del primo album, La vecchia salta con l'asta, non so, magari qui non lo conosco. E Gianna non te la chiedono, è troppo commerciale? No, non lo so. No, la facciamo ovviamente, anzi c'è un messaggio importante insomma in Gianna, per carità, è stata il messaggio dell'emancipazione femminile, che insomma non è che se ne parlava tanto all'epoca. Rino disse a Sanremo per la prima volta la parola sesso, insomma ci fu una sorta di input. La prima volta la portò lui la parola sesso, vero? A Sanremo, sì. E allora noi quell'esibizione ce l'abbiamo, ci siamo sempre, cioè io mi sono sempre chiesta, ma come mai lui si è presentato con questo look un po' da cabarettista? E c'era un significato? Perché lui ha fatto tanto teatro prima e quindi ogni scenetta, ogni cosa che doveva fare in TV portava delle piccole gag, per esempio andava al Festival Bar con l'accappatoio, che poi troverete tra l'altro anche al museo, e nel Festival Bar mentre cantava Non tarare che più, con i capelli ingelatinati, come fosse uscito dalla doccia, una cosa molto particolare, col giornale in mano ancora, distante dal microfono come piaceva a lui ovviamente. Oppure da Pippo Baudo, magari con la panchina e un piccolo ombrellone, perché spiegava lui che gli artisti, i cantanti non vanno mai in vacanza e quindi si era creata una piccola spiaggia privata nel palco. Geniale! E tra l'altro alla mostra c'è anche il cilindro e il frac che Rino Gaetano indossò in quel Sanremo. E noi poi abbiamo chiesto a Aurora D'Amico di rifarla in inglese, Gianna. Quindi la rivediamo a Sanremo nel 1978, e quindi la versione originale cantata da Rino Gaetano, e poi qui in studio con Aurora D'Amico la sentiremo in inglese. Bene. Gianna, Gianna, Gianna non cercava il suo pennarione. Gianna dipendeva il suo salario dall'inflazione. Gianna, Gianna, Gianna non credeva a canzoni. Eccezionale per il tartufo, ma la notte la festa è finita e viva la vita, la gente si sposta, comincia un mondo diverso, ma fatto di sesso, chi vibra vedrà. Time will tell. Ma Aurora, mi piace tanto. Prima, scusa, con Ilaria Mongiovì abbiamo parlato di Angelina Mango, visto che insomma è la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, di un Festival di Sanremo tra i più scaricati di sempre. E a questo punto approfitto ancora di Aurora per rivedere la canzone vincitrice del festival, per poi sentirla in inglese, così diamo anche qualche spunto ad Angelina. Cosa? Certo, Aurora, Luisa. Ma sei fedele al testo? Sì, provo ad essere il più fedele possibile, ma la cosa principale è anche essere fedele alla metrica, perché comunque le sillabe devono corrispondere sia in italiano sia in inglese, però poi il significato rimane lo stesso. Di sì. Dove sei, Aurora? Sì. Di Palermo, sì. Brava. Vivi a Palermo? Vivo a Palermo, però viaggio molto, sì. Vabbè, immagino. Sì. Molto brava. Rivediamo Angelina Mango e poi la sentiamo da Aurora D'Amico in inglese. La noia, la noia. La noia, muoio perché morire rende i giorni più umani. Vivo perché soffrire fa le gioie più grandi. Non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. È la cumbia della noia. Dying, but I'm still breathing. During these used up hours, it's the cross that I'm bearing. I live and I don't suffer. All we have is a laughter now, 'cause the night is on fire. I'm getting ready to party with a crown of thorns in my head up. È ritornello, Aurora. È la cumbia della noia.
è la cumbia della noia, è comunque un significato particolare in italiano. Vieni che ce lo racconti, vieni, vieni, vieni qua, guarda che ti offro un caffè. Chi vuole il caffè? Carlo? Caffè, caffè, accomodati Aurora, caffè. Grazie. Niente, lo bevo solo io. Ciao. Fabrizio, prendilo. Scusa, è ritornello? E il ritornello mi ha lasciato così Aurora. Sospeso. Perché comunque la cumbia della noia è un significato molto particolare in italiano e non è detto che in inglese abbia la stessa stesso sapore. Però no, canta in italiano poi lascia l'inciso. È vero, inglese, è vero. La cumbia della noia. Tra l'altro tu hai un disco in uscita, come si chiama Aurora? Il singolo è uscito venerdì e si intitola A Cool Car and a Good Smile ed è un... Traduci Gil, prego. È la cumbia della noia. È la cumbia della noia, vuol dire. Com'era? Com'era il tuo singolo? A cool car and a good smile. Una cumbia della noia. La cumbia della noia. Una buona macchina. Dipende dai son da te. Stupendo, stupendo, stupendo. Senti, in tutto, ti è piaciuta Gianna come l'ha fatta Aurora, certo, in inglese? Certo. Tra l'altro Rino anche l'aveva già incisa Gianna. Non so se... Ma davvero? Sì, sì, sì. Oltre che... la copiava pari pari. Oltre che quattro brani in spagnolo, oltre che quattro brani in spagnolo che aveva inciso, ha fatto già anche Gianna, che poi ci fu anche una versione tedesca, però non fatta da lui. Okay. Ah, vedi, vedi. Allora, possiamo vedere la prima volta di Rino Gaetano in TV? Lo vediamo. Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu. Di in TV. Eh sì, ha fatto già un LP, però il 75 fu la prima apparizione con Marcello sempre più blu. Sì, sì. Senti, un'altra canzone, vabbè, stupenda, Non te reggo più, no? Che cita comunque gli Agnelli. E non sapevo, ma a un certo punto il genio di Maurizio Costanzo, tra l'altro questa settimana proprio un anno dalla sua morte... gliela fa fare davanti a Susanna Agnelli. Ah. Sì, lo sapevi tu, Luisa? No, me l'ero persa. Anche io. Cioè, incredibile. Allora, rivediamo 1978, Non te reggo più. E in tutto questo però c'è un volo per Palermo, per Aurora D'Amico. So che devi andare, quindi è stato bellissimo averti ospite. Grazie, torna quando vuoi, invitata, davvero. Grazie mille. Grazie, bravo, io ti seguo sempre, davvero, brava. Non te reggo più. Ma capirai, i miei figli... ogni volta arrivavano a casa, mamma, non sai, c'è un disco, senti, senti, Non te regga più. Ecco, quindi anche i suoi figli le dicevano Non te regga più. Ehi, ala, ala. Non te regga più. Bici, bici. Non te regga più. Dici, dici. Non te regga più. Bici, bici, bili, bri. Dici, 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 dici. Cazza niga, non te regga più. Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Monti Pirelli, tripla Causio che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli, non te regga più. Gianni Brera, non te regga più. Bearzo, non te regga più. Monzo Panatta, Rivera D'Ambrosio, Lauda Teni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobildonna Eminenza, Monsignore Vossi Asceri, Mon Amour. Capite cosa ha fatto Maurizio Costanzo e Gil? È stato geniale, perché lì poi non si tratta di non comprendere il testo e dire vabbè falla, c'è proprio... l'astuzia di Costanzo nel metterli davanti e cantare, viene quattro. E lei apprezzava. Apprezzato, sì. La sportività è quella. Era molto...
Io amo tutto ciò che non è censurato, quindi questa cosa l'ho apprezzata molto. Beh, sarà bellissimo. E non fidarsi. Siediti, siediti. Mi metto qua. Luisa, Gini, Ilaria Mongiovì. Che bello. Francesco Gaetano. Che bello. Tutta quella fila lì somiglia a un carissimo mio amico. Tutti loro... No, siete... Sono belle persone, davvero, grazie. Senti, tu che sei sempre a Trastevere, c'è una mostra bellissima dedicata a Rino Gaetano, che è stata inaugurata da poco, e c'era anche il maestro Cocciante, perché lui andava proprio in questa cantina di Gaetano e suonavano insieme. Sentite cosa ha detto il maestro. Riccardo Cocciante, no tu. Riccardo. C'era un bellissimo rapporto fra me e Rino. Era molto, molto speciale, molto, molto atipico, molto... pungente, pur essendo molto leggero anche, e questa era la sua caratteristica, e non ci sono molte persone come lui, come artisti come lui. E... bravo, bravo Rino, e continuiamo a far esistere le sue canzoni. I hope someday you'll join us, and the world will be ours. One. Beh, visto che abbiamo una chitarra, usiamola, Alessandro. Faremo un accenno di Ma il cielo è sempre più blu, anche se l'avete sentito prima. Solo che mi sa che manca. Prego? Sì. Sei io anche an... a comp- vedi, vedi, eccolo qui, il fonico che è in te. Il fonico che è in te. Ho smesso, Intanto ci prepariamo. Prima però prepariamo, c'è il professor Broccoli che vuole fare proprio un omaggio a tuo zio, e non solo a tuo zio, partendo da Aida. Ti piace? Beh, l'adoro. Dai, facciamo per lei. Aida, le tue battaglie, i compromessi, la povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo è Stalin. Professore, buon pomeriggio. Aida, come sei bella, cara Caterina, che meraviglia. Alessandro, benvenuto. Anche gli altri, professore, però. Ma un momento, l'ospite è lui. Beh, bagnato, abbiamo condiviso insieme cose antiche. Wait. Luisa Corna, sì. Sanremo insieme nel 2000, quando avete cantato con le altre. Gil è un amico da sempre. Ilaria, che ti devo dire di più? No, sei stupenda. Ma io volevo solo un buon pomeriggio a tutti, no, tutti no, perché tu mi sfidi, e a questo punto per forza devo farlo, no? Ricordati che per farmi parlare ci vuole del tempo, per azzittirmi bisogna abbattermi. Ecco, questo è un concetto di fondo. Allora, guarda, Aida, tra parentesi, così, tra parentesi, è un'opera di Verdi, no? 1871, Antonio Ghislanzoni. Mi taglio la lingua, stavo dicendo una cosa. No, che dilla? Si chiama la tua fidanzata, Aida? No, non no, si chiama Aida. Tra l'altro con Verdi abbiamo questa cosa in comune, siamo nati tutti e due, no? Ecco, vabbè, certo, naturale, una cosa che c'è naturale. In comune, questo. Allora, dicevo, bagnato, ti ricordo. Mentre Aida è una cosa importante perché nasce col canale di Suez, siamo 1871. Io parlo di Rino. Rino è in francese è il jongleur, il giullare con la G maiuscola. Quello che riesce a mettere in difficoltà il potere essendo ironico. La chiave di Rino è l'ironia. Basti pensare a tutta la sua produzione in un periodo particolare come gli anni 70, che sono stati anni difficilissimi per chi li ha vissuti, anni complessi di terrorismo, eccetera, eccetera. E Rino la leggerezza. Ha insegnato a tutti quanti a non prendersi troppo sul serio. Ma è per primo, ricordo. Allora, c'è una statua a Crotone, vicino alla casa dove è nato. Questa statua è lì, e lo vediamo, guardate che meraviglia. È proprio da Gianna, con l'ukulele, con la chitarrina. Si è presentato con la sua chitarrina, l'ukulele, il cilindro, e nell'esibizione del 1978 Gianna. Però c'è una cosa che mi sta particolarmente a cuore.
ed è questa, una targa, la possiamo vedere, via Nomentana, nuova 53. E Alessandro lo ricorda fin troppo bene, perché questa targa l'ho fatta mettere io. Perché mi si diceva, ma per quale motivo, io chiedevo, Stendhal, Goethe, Byron, ma possiamo dare anche una rilevanza agli artisti? Per cui ho pensato che fuori la targa, dove vive, fuori la casa dove viveva a Roma, ci voleva questa targa. Ti voglio presidente. Grazie. Presidente. Ma certo. Ma il cielo è sempre più blu nel 2011, perché? Perché mi ricordo che con Anna, tua mamma, lei voleva un'altra cosa. Ho detto, guarda Anna, ti prego, mettiamo Ma il cielo è sempre più blu. Perché? Perché succedeva questo. Quando abbiamo inaugurato e abbiamo tirato giù la tela che lo copriva, tutti la cantavano. E il portiere di casa, quando passavo da lui, dicevo, come vanno le cose? Ah, professore, ma lo sa che qui ogni volta che passano, guardano la targa, questo è romano, guardano la targa e si mettono a cantare. E questa è la cosa più bella che poteva capitare. E allora facciamolo anche noi, anche tu professore. Ma tutti, il cielo no, è sempre tu, più blu. Anche tu. Ma certo, dai, forza. Ilaria, Lisa, voi potete. Gilda. Vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore e i sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria, chi mangia una volta, chi tira il bersaglio, chi vuole l'aumento, gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno, chi ama la zia, chi va a Porta Pia, chi trova scontato, chi come ha trovato, na na na. Cielo sempre più loro che possono cantare, Luisa, Gil, Ilaria, tu canti Massimo. Io ho iniziato molto presto a cantare, erano le 7 di mattina. Dai, dai, rifatela ragazzi, prendete i vostri microfoni. È improvvisata, mi staranno odiando in questo momento, professore. No, io sto ascoltando. No, tu sì, dico. Vuol dire che la targa era giusta. È giustissima la targa, quindi ragazzi. Mi permetto anche, siccome queste sono cose che mi appartengono, quantomeno le ho fatte mie, devo dire che vorrei raccontare anche un po' di come è nato Gaetano, in quale concetto è nato. Allora,
Partiamo da questo RVM, si chiama così, da questo film. A me non piace questo termine. Scusami, non mi piace. Perdonami. Allora, non ti, filmato, non ti... contributo video. Fantastico, questo contributo video. Dai. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra, un pianoforte sulla spalla. Come Pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bolle, le sere non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Qual è il nesso? Alessandro lo sa. Sono nati tutti insieme. I quattro ragazzi con la chitarra e il pianoforte sulla spalla sono Giorgio Locascio, Ernesto Bassignano, De Gregori e Antonello Venditti. E Cocciante e Rino Gaetano facevano parte del Folk Studio. È la mia funzione raccontare queste cose, Gille, tu lo sai. Certo. Beh, e allora pensate che però mentre loro erano seri, impegnati, profondi, Rino li prendeva in giro. Tant'è che diceva, no, ma tu con noi... E lì li sfotteva, diceva, ma un po' di leggerezza, un po' di... Tutti quanti sono figli di un signore, figli artisti, un signore che si chiama Vincenzo Micocci, il fondatore della hit. Vincenzo, io ti ammazzerò, sei troppo stupido per vivere, è una canzone storica. Lui è il padre spirituale di tutti questi cantautori che negli anni 70 hanno fatto grande la nostra musica cosiddetta leggera. Io non credo che esista una musica leggera, esiste una musica bella e una musica brutta. Bravo! Bravo! E nessuno scrive musica pesante, perché è difficile scrivere musica pesante. Allora, se noi andiamo anche a sentire meglio, in quel periodo tra 75, quindi Gianna, quindi Il cielo è sempre più blu, quindi Aida, che è del 77, c'era un altro signore che sentiamo che cantava questa canzone. C'è una traccia audio, la sentiamo un attimo. Nata sotto il segno dei pesci. Allora, ci rendiamo conto, Caterina, ci rendiamo conto dell'importanza della musica bella in quegli anni nei quali Rino Gaetano ha dato il meglio di sé? Ecco. Ma chi era nata sotto il segno dei pesci? Prego, tu sei nata sotto il segno dei pesci. Ma sì, ma non stavo con Venditti, cioè come nasce? Cioè quella canzone com'è nata? Te lo dico io come nasce. Cioè, lui lo sa sicuro. Te lo dico perché Venditti è nato l'8 marzo del 1949, quindi lui ha pubblicato questa canzone l'8 marzo del 1978, quindi a se stesso, non c'entra niente Simona Inzio. Certo, parla di se stesso, parla della sua esperienza al Giulio Cesare, parla di e Marina se n'è andata, oggi insegna in una scuola. Pensavo fosse tutto al contrario. No, purtroppo, per fortuna è così. Allora, la temperie, la cultura musicale di quel periodo prevede questo e prevede E me ne vado. No. Per capire, no, me ne vado con un'altra canzone per capire dove siamo arrivati. No, perché capisci bene, perché io nasco e vedo Sanremo, tutto il Festival di Sanremo. Lo so che non ti è piaciuto, l'ho capito, professore. Mi è piaciuto da morire. L'ho capito che non ti è piaciuto, dillo. Da morire. Più chiaro di così, da morire. E non sei morto però, professore, non è vero, allora, bugiardo. Mentre, pensiamo che mentre Rino cantava queste canzoni, Antonello cantava queste canzoni, un altro signore, che Francesco De Gregori, cantava quest'altra canzone, che è Io... E questa che adesso ti senti? Qual è? Questo contributo audio e video. Grazie a tutti. Grazie. Grazie al professore prima. Generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno? Che è mezzo vuoto e mezzo pieno e va veloce verso il ritorno. Tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. Bravo!
Massimo. No, dicevo che ci sono delle agevolazioni per quello che riguarda la sillabazione dei cantautori. Proviamo a tifare, non so, Rino Gaetano, Gaetano, Gaetano. Tre sillabe, non so, ad esempio Cocciante, Cocciante, Cocciante. Venditti sempre di sia, Venditti. Purtroppo ci sono alcuni cantautori che hanno una sillaba sola, Nec, Nec, Raff, Raff, e non sono agevolati. Raff, Raff, Raff. Vabbè, non è il caso però di Alessandro Gaetano, grazie di essere venuto, Gaetano. Ricordiamo la mostra qui a Trastevere fino al 28 aprile, quindi avete tempo di andarla a vedere e di godervi questo immenso artista. E invece con voi sabato sera ci sarete di nuovo a Tale Quale Sanremo, siete stati fatti fuori così? Licenziato. Vi hanno licenziato? Hanno spazzato via. Sarà solo il vincitore della puntata che è stato Alessandro Greco. Quindi l'unico che... L'unico. L'unico? Esatto. Che ritornerà. Ah, sì, che ritornerà e si scontrerà con gli altri. Esatto. Yes. No, Carlo. Tale e quale, perché loro imitano, io imito i personaggi famosi che imitano me. Ciao, sono Robert De Niro e sto imitando Massimo Bagnato. Ciao, sono Robert Redford. Esatto. Voleva andare a Tale e quale, Carlo ha detto no, questo non va bene. Senti, lo sai che parte una serie che si chiama Gloria, la protagonista è Sabrina Ferilli, parla di questa attrice che insomma ha perso un po' di smalto, vuole tornare alla ribalta e ci sono tanti intrighi. Come la vorresti presentare, visto che ho le anticipazioni, ho anche due attori protagonisti che stanno per entrare, che sono Luca Angeletti e Fiorenza, che in realtà lei è la sua antagonista, giovane, bella, bionda, Fiorenza. Io sono forte sulle rime, quindi in occasione del ritorno in Rai di Sabrina Ferilli, Gloria, non fa rima però, è il personaggio. Mi vengono qui.